Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo bellissimo video. Oramai lo userò sempre questo modo di dire. Tanto ho visto che porta successo, me ne portasse un po' di fortuna anche a me per questo canale ausiliario che però voglio farlo crescere un pochino perché voglio giocare. E che diamine, tutti fanno successo con i videogiochi. Proviamoci anche noi, no? Comunque bando agli scherzi e ai tentennamenti. Finalmente avrete trovato, spero, perché non ho fatto nemmeno la prova, una novità, e cioè lo schermo intero, a massima risoluzione, il che significa che per me è peggio perché mi trovavo benissimo con quella definizione più bassa. Solo che poi il programma OBS per catturare l'immagine non riuscivo in nessuna maniera, modificavo i parametri, niente, e ci metteva sempre quelle dannate barre, oppure se io modificavo nelle impostazioni video su OBS e le facevo corrispondere alla risoluzione che utilizzavo qui, ovvero 1280x960 che è un 4:3, poi il risultato era che mi prendeva solo una parte del video, cioè in pratica tutta la parte destra e anche forse una parte bassa, non ricordo bene, comunque sicuramente tutta la parte della metà destra non si vedeva. Con quell'altro metodo invece lo forzava ad essere a 1090, a 1920 per 1080, cioè in alta definizione, ma in realtà non essendo la fonte originale in alta definizione, poi veniva così. Io credo che ci sarebbe stato qualche metodo, qualche programma particolare di grafica per rimettere le cose a posto, però io non ce li ho, due, anche se ce li avessi non li saprei utilizzare, io le cose le faccio così, le prendo come vengono, già è tanto quello. Cioè faccio un video, prendo, registro e questo deve essere se non pronto quasi, al massimo posso tagliare, dare un'aggiustata qui e là. Non di più. Quindi adesso vediamo, spero solo che se faccio la partita non vada persa perché io ci metto un sacco di tempo a fare questo gioco qui. E sinceramente vorrei passare ad altro, è anche ora. Però io non so come fanno gli altri che riescono a sfornare poi con tanto di editazione, montaggio, tutti effetti particolari, loro magari giocano, non so, un'ora, 2 ore, poi te li concentrano in 10-15 minuti, e anche bene perché il gioco fila liscio, cioè nel senso il video è fruibile. Questo significa che dietro c'è un lavoro di ore e ore. Io sinceramente ore e ore non voglio, anche perché già ce ne perdo ore e ore per giocare così, figuriamoci, e chi ce l'ha il tempo? Ci vorrebbe una giornata lunga una settimana, quindi no, le cose adesso le faccio così, poi si vedrà. Allora, tornando invece più propriamente a questioni di gioco, sperando che non mi sguerci con questa grafica, cioè la grafica va bene, sono i caratteri che sono piccoli. Io infatti anche sul PC utilizzo i caratteri ingranditi, lì è possibile a 1,5. Invece no, i caratteri sono quelli, quindi io ho un monitor da 22 pollici, forse dovrei prenderne uno più grande, ma tutto costa e i soldi sono sempre quelli. Allora, qui c'erano i francesi che hanno approfittato delle mie fatiche, me ne ricorderete la grande cazzata che ho fatto, che i primi mesi di guerra non li ho fatti con mantenimento a metà, quindi ho perso un sacco di battaglie di uomini contro la Spagna, che poi furbamente, furbescamente hanno abbandonato, oppure si sono dichiarati indipendenti loro, adesso non so com'è andata. Nuova Granada, che la mia guerra era dichiarata verso loro in realtà. Quindi adesso dovrò riscendere un'altra volta in campo per evitare, stavolta per salvare le chiappe al mio nemico storico. E allora, in proposito, vediamo un attimo la Francia con chi è alleato. Con la Svezia, che la Svezia è una potenza discreta. Non
Sinceramente non mi ci ritrovo molto con questa grafica così allargata e vasta. Così d'altronde è troppo grande, quindi. Va bene. Allora, prima di tutto vorrei però concludere qui. Questo è veramente stancato. La flotta è in attesa. Vediamo se riesco a concludere una pace in maniera favorevole. No, nemmeno queste di confine mi danno. Niente proprio, perché devo raggiungere almeno 10, sempre questa cosa un po' stupida, se vogliamo. Qui. Proviamo ad assaltare. Vabbè, gli scatti non mancano mai. Niente da fare, si è risolto con un nulla di fatto, però io non posso attendere molto. Devo intervenire a tutti i costi qui contro i francesi e scegliere anche una strategia, perché questa armata qui, questa legione è isolata. Non posso permettermi che venga distrutta dall'esercito. Già perso una legione, anzi, devo anche controllare un attimo l'esercito come è messo. Sì. Solo che avendo poca manodopera non mi conviene adesso creare dei reggimenti nuovi. L'unica è, credo, rimanere in attesa di sviluppi. Perché a ben guardare io ho ben poche unità disponibili. Due legioni sono. No, una, solo una in Africa. Sembrava fossero due, invece no. Quindi io trasferisco questa. La Tunisia nel frattempo respira. Posso permettermi. E poi c'era giusto anche la guerra dei russi qua. Aiutare entrambi sarà probabilmente impossibile. La Nuova Italia. Ci credo che non ha tanta voglia di libertà, da sola verrebbe subito messa a sacco. Ogni volta che c'è una guerra vengono battuti e conquistati completamente. Allora, andiamo un po' qui. Situazione abbastanza, potrei diminuirgli le tasse, abbassare le tariffe, però mi costa dei punti. Questo dovrebbe calmarli per un po'. Guarda qui, tutto sformato rispetto a com'era. Oltretutto non mi va giù neanche l'esaurimento di guerra.
prima cosa vediamo di far arrivare la guardia pretoriana nella zona di operazioni, se no non combiniamo proprio nulla. Anzi, per l'esattezza, visto che la Savoia è l'unico territorio che può sostenere un peso così grosso, che anche questa è solo 83, faccio questo spostamento qui. Questa aperta pianura non è che va benissimo. Forse è meglio trasferire nel Delfinato. La lingua d'oca è Narbona, ahimè, non posso difenderle, ho poche truppe. Allora, qui la città è caduta, però ancora non mollano. Addirittura una legione ci ha inviato. Pensavo che c'erano solo i mercenari, tutta quella, quel gruppo. Sentite il rumore delle zanzare perché sono in area sudamericana, anche se qui in realtà centroamericana. Ecco, è morto un altro generale, adesso chissà dov'era, bisogna sostituirlo assolutamente. Una dura battaglia. Non credevo che, forse perché ci sono le montagne, credo che ci siano le montagne da queste parti. Anche qua. Quindi un'altra dura battaglia, non posso andarci subito, devo aspettare. Perdite pesanti. Tanto è ora di fare anche qualche spesuccia. Allora, ricordavo i municipi da completare in Italia. Malta credo sia l'ultima regione italiana dove mancavano. Certo, anche qui molto costosi, vabbè, li costruisco qua. Alla fine è quasi una città italiana, anche perché ho modificato pure la cultura. Però devo dedicare qualche attenzione in più anche alle fortezze. Qui le cose sono messe male. L'Italia deve avere la priorità assolutamente, che posso perdere anche tutto il resto delle province, ma le regioni italiane no.
arrivano per ottobre, hanno tempo di rafforzarsi, speriamo che basti. Il rafforzamento di un mese. Allora, cos'è riforma sociale? Il nostro paese non necessita, e io direi che invece necessita. Perderei solo il prestigio, però, beh, aspetta un po' un attimo. Aspetta un attimo. Allora, abolire la libertà, perdo 10 di legittimità e guadagno 2100. Il denaro al momento non mi serve. Perdita di prestigio. Quindi in pratica la riforma è stata fatta e me chiedono se abolirla oppure mantenerla. Io direi di mantenerla perché il prestigio lo riacquisisco con le battaglie. Invece la legittimità, vediamo un po' se mi aumenta la legittimità. Sì, la legittimità aumenta, perché no? Alla fine i soldi fanno comodo. Certo, mi dispiace da un po' dal punto di vista così storico, però. Allora, cosa è successo qui? 11%, quindi posso trattare la pace. Qui invece, se continuo così, devo trattare la resa. Allora, vediamo. Questi di Nuova Granada, finalmente mi fanno partire. Antiqua, Barinas, sì, questo, ma mettiamocelo, poi vediamo dopo. Mariquita, questa sì, Pore, Puerto Carrero poi mi serve. In pratica tutto il pacchetto. No, questo no, perché non potrei tenerlo tanto. Poi dopo la capitale. Un po' di soldi sì, però mi fanno comodo. Penso di poter togliere l'assedio. E siamo in pace. E finalmente qui c'è un grosso esercito. Lo sono per gli italiani. Finalmente. Ah, qui i Muisca. Speriamo che fanno in tempo. Se non mi li ritrovo. No, questa non l'ha. Questa è rimasta a me. Perché non gliel'ha consegnata? È rimasta una provincia in pieno territorio. Questa gliela cedo per poco. Ah, ecco perché, no, questo è un territorio coloniale. Non ha i soldati però. Le truppe sono qua. Vediamo la situazione spagnola che è sempre più compromessa. Così come qui, anche se il morale, qui rischio di perdere tutta la legione per dei ribelli. Questi chi sono? Nuova Granada. Accettiamo. Dai, hanno il morale sotto i tacchi, su. L'ho stanati finalmente, o no?
ne è rimasto un pugno di uomini. Per miracolo. Per miracolo proprio. Quindi quella legione lì, da lì non si muove. Vediamo di riportare in patria queste truppe. Meno un mese o anche due, la stagione invernale non è propizia per la guerra e poi devo rifarmi di quella legione distrutta, devo riportare le truppe, la manodopera. Tra l'altro, se riuscissi a prendere Girona e il Rossiglione non sarebbe male. Il fatto è che qui mi hanno bloccato. In pratica. Impossibile imporre la pace perché Spagna o una tregua, questa non me la ricordavo proprio. Fino al 28 maggio, e allora niente, devo aspettare per forza. Se loro riescono a sfondare gli spagnoli, a fare la pace prima, poi li attacco lo stesso. Penso che non prima di aver preso la capitale Madrid, in ogni caso. Allora, vediamo questi generali come sono messi. Questo tanto non lo posso. Sì, adesso lo posso spostare. Bene. Qui il generale c'è. Qui no. Vediamo. Il re com'è? Messo male dal punto di vista militare. Inoltre, l'erede è giovane, quindi non si può rischiare. Ti serve un generale militare di carriera. Non è un granché, ma meglio che niente. Una cosa che mi piacerebbe sarebbe poter decidere quale unità tenere al massimo livello di mantenimento e quale invece abbassare.
Ad esempio, queste sono già al massimo, non c'è una guerra nell'immediato, quindi potrei decidere di non pagare tutto quanto e magari invece tenere. Oh, questo è ottimo di generale. Aspetta un po'. Lo sostituisco con Orsini. Il generale migliore lo metto. Visconti sarà un parente della famiglia reale. Dicevo, questi sono già al massimo. Questa invece, che era 12.000 uomini, si sta rafforzando. Questa l'avrei tenuta al massimo. Oppure, se avessi tutte le unità al massimo della forza, questa qui che è particolarmente esposta, una provincia staccata. Confinari e tutto, questa la tenevo al massimo, mentre la guardia pretoriana che sarebbe intervenuta poi sta solitamente a Roma o magari a Milano, comunque non ha un rischio immediato di essere coinvolta nei combattimenti, mentre se sono in pace e costa tanto perché l'unità più forte l'avrei tenuta al 10%, però vabbè, non è possibile, quindi è quasi maggio. È quasi maggio e tra un po' posso provare ad imporre la pace. Qui è tutta pianura o costa. Costruiamo un po' di navi, va. Un po' di fregate, così almeno aumenta anche il commercio. L'altra dove si può far costruire, andiamo a lavorare i cantieri qui. Questa occupata, sì. A Bari. Poi volevo altre 10 fregate, le facciamo costruire a Venezia. Si sta costruendo nulla. Le facciamo costruire qui. E siccome io come Italia ho il bonus per queste le vecchie galee, perlomeno nel Mediterraneo, faccio costruire anche un po' di queste, che hanno un bonus abbastanza grosso. Ok. Una legge navale avviata. Qui dovrei avere un totale di 50.000, due legioni, più 15, quindi 65 unità. Questa può supportarne 99, voglio al massimo proprio, cioè al massimo no, però. Non so se può supportare a più di 99, in teoria sì, 124, sì. 120 Genova più di Milano. Più che altro qui le fortificazioni sarebbero utili. Visto che è una zona parecchio esposta. Questa addirittura è solo da 3. Qui.
Ah, quella non sta cambiando cultura, mi sembra. Sì, sta cambiando cultura, quindi niente. Vediamo le fortificazioni della Provenza. Certo, costruirle all'inizio, alla vigilia di una guerra, non è il massimo, perché rischio di perderle. Ma spero di no. Allora, la pace. Stavo quasi dimenticando. Vediamo un po'. Sarà impossibile, già lo so, però un tentativo va fatto. Ancora la tregua, fino al 28. Quindi manca pochissimo. I polacchi interverrebbero a mio favore. Potrei anche intervenire con il bando imperiale, perché loro occupano dei territori. Non male. Proviamo prima però questo. Ovviamente è impossibile. Non hanno paura. Paura d'Italia zero. La Spagna ha un'opinione di me di 37. Pensavo peggio, molto peggio, considerando che sono rivale, anzi, territorio restituito. Che territorio? Ah, quello francese, ecco perché sì, gli ho restituito quello di territorio. Relazioni ostili. Beh, loro mi odiano, proprio se mi potessero gettare una pioggia di bombe atomiche lo farebbero. Reclamano province, pure Barcellona, Nizza addirittura, Cuneo. Si aspettano una pugnalata alle spalle, ed è quella che avranno, perché mi stanno antipatici. Anche gli austriaci, però, è tempo di una bella guerricciola con gli austriaci. Austria aspetta che l'Italia rompa ogni accordo d'alleanza, in realtà non. Sì, l'accordo perché sono imperatore, se no non è che. Dunque, aspettiamo ormai. No, non aspettiamo, perché tanto cosa aspettiamo a fare? Se deve essere guerra, che guerra sia. Ho anche la scusa del bando imperiale. Conquista Fiandre o Barlois. Vediamo cos'è che mi converrebbe di più. Fiandre è qui, più lontano, più difficile da conquistare. Meglio Barlois. Poi ce ne hanno diversi. Metz, Lorena. Cambrai. Facciamo la Lorena che ce l'ho proprio confinante. Vediamo che fanno adesso i francesi. Quasi quasi dichiaro guerra anche ai russi.
questi tranquilli girano per i miei territori. Tunisini e serbi se le danno. Impero ottomano, Tunisia, Kilva. Ah, perché la Serbia è tipo un mezzo vassallo, comunque alleato dei russi. Questo è lo Stato Pontificio. Un altro generale. Questi buoni di generali, si vede con ancora tanta tradizione militare. Invece qui l'armata di Magonza. Con i suoi mercenari. Li mando ad assediare. Di farli scendere questi. No, tanto questi andranno di sicuro a Barcellona. Si dividono. Tentano l'attacco, questa è la stupidità dell'intelligenza artificiale, potevano avere una speranza, ma così rinunciano alla superiorità numerica. No, però aspetta, hanno fatto una cosa furba, non so se vale dal punto di vista del che mi hanno accerchiato, però se valesse non credo perché non c'è nessun tipo di, non mi sembra almeno, tattiche militari. Sarebbe stata una buona cosa. Spero che valga, anche se mi mette in difficoltà. Ovviamente rinuncio qui all'assedio di Girona. Io ho un buon generale, anche loro però. E loro devono attraversare il fiume. Sta arrivando la guardia pretoriana, tutto dipende se arrivano in tempo. 3 giorni, penso che riescano a resistere per 3 giorni, anche se non sono messi bene. Se riescono a resistere, sì, ce l'hanno fatta. Adesso sono in minoranza i francesi. Le perdite sono state pesanti da ambo le parti. Io ho perso la bellezza di quasi 40.000 uomini, circa 38-39.000. Andranno a pesare qui a questa solita forza reclutabile che è sempre scarsa. Mentre loro hanno ridotto, nonostante, vabbè, il generale ce l'avevano. Non sembra poi così niente di che. È un pallino in più. Però
qui e basta. Loro hanno perso 25, 29, 32.000 uomini. Quindi una vittoria però strana. Anche perché loro hanno 26 di livello. E anche io ho 26. Dunque, l'esercito francese mi sembra che al momento non sia più attivo. Adesso dovrei rincorrerli in teoria, però rinuncerei così a una gran parte degli uomini.